Oggi si festeggia San Guido, il santo sacrestano pellegrino della fede. Il San Guido di cui parliamo oggi non ha nulla a che vedere con l'altro San Guido ricordato nella celebre poesia Davanti a San Guido, nella quale il Carducci ha immortalato i cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar, ricordate questa poesia. Quello cantato dal Carducci era il santo Maremmano, conte di Donoratico, che alla fine dell'XI secolo fondò tra Cecina e Piombino l'abbazia dedicata al santo, mentre quello di oggi era un belga nato nel X secolo in una povera famiglia di contadini in un villaggio del Brabante. Guido, nome che in tedesco significa istruito, fin da ragazzo ebbe una particolare sensibilità verso i poveri. Per essere in qualche modo utile e bisognosi e vivere accanto a una chiesa, lasciò la sua famiglia. Si offrì di fare il sacrestano a un parroco di Laeken, nella chiesa di Nostra Signora di Laeken, appunto presso Bruxelles, dove si distinse per il suo amore per i poveri e per la sua grande umiltà. Si racconta che Guido un giorno, mancando l'olio per accendere le lampade della chiesa, vi versò dell'acqua e, sfiorandole con un dito, le candele si accesero. Un giorno il santo sacrestano, animato dal desiderio di moltiplicare le risorse a disposizione dei poveri e dei bisognosi che bussavano alla sua porta, accolse le lusinghe di un mercante e si mise in affari con lui. Investì ogni suo bene acquistando una nave e cominciò a navigare sulle acque della Senna, ma proprio durante la navigazione il fiume straripò e così Guido vide svanire tutte le sue ricchezze, avendo salva solo la vita. E con le ricchezze svanirono anche tutti i progetti di lavoro di Guido, il quale, amareggiato, comprese che il denaro è un pericolo per l'anima, anche quando è ricercato per nobili intenzioni, e che la ricerca di Dio doveva essere anteposta a tutto, perché era l'unico bene prezioso di fronte al quale il resto non aveva valore. Il fatto gli servì di lezione e comprese che quella che aveva intrapreso era la strada sbagliata per compiere il bene. Guido allora decise di farsi pellegrino in visita ai luoghi sacri della cristianità e iniziò con i santuari d'Europa e poi puntò su Roma nell'intento di raggiungere la tomba degli apostoli. Infine intraprese il viaggio verso la Terra Santa, volendo raggiungere i sacri luoghi che videro il passaggio di Gesù Salvatore. Il viaggio durò quasi 7 anni e si svolse in un mare di difficoltà e di pericoli, soprattutto a causa dei pirati e dei turchi, dai quali venne sempre miracolosamente liberato. Al ritorno dalla Terra Santa, un amico sacerdote che stava per partire per l'Oriente gli confida il desiderio di essere accompagnato e chiese a San Guido di ripetere con lui il pellegrinaggio. Guido allora si rimise in viaggio, ma durante il cammino l'amico sacerdote, affaticato e stremato, morì. Guido allora raggiunse il suo paese natale, Anderlecht, in Belgio, dove arrivò stanco e malato, tanto che poco tempo dopo lo colse la morte. La gente lo venerò subito come un santo e i numerosi miracoli da lui compiuti ne aumentarono la devozione. Nella città belga che lo volle patrono, venne costruito un santuario in suo onore, dove ancora oggi sono custodite le sue spoglie. Il martirologio romano ricorda San Guido
nel giorno 25 di giugno, che coincide con il giorno dell'esumazione delle sue reliquie, ma nella sua patria, il Belgio, è ricordato il 12 di settembre. Per festeggiarlo, ad Anderlecht, ogni anno si svolge una processione dalle caratteristiche folcloristiche molto belle, con carrozze d'epoca trainate da cavalli. La processione si conclude con la solenne benedizione nella piazza della chiesa dedicata al povero di Anderlecht, così come ama chiamarlo la gente. È il protettore dei campanari e dei sagrestani, dei lavoratori dei campi, delle stalle e delle scuderie, e si invoca contro la dissenteria. E allora noi nella festa di San Guido, mentre facciamo gli auguri di buon onomastico a coloro che portano questo bel nome, rivolgiamo a Dio la nostra fervida preghiera. Tempesta di elementi e di vane parole, o mio Signore, si addensa contro la mia vita. Oppongo quantunque perdente tenace forza, o mio Signore, l'infuriare dell'uragano di nefande ignominie, o mio Dio, contrasta violentemente il mio cammino incontro a Te. Tu, o mio Signore, conosci l'intera brama del mio cuore che anela a Te. Tu, o mio Dio, scateni l'intemperie di tutto il creato per provare fino all'estremo l'impeto che mi porta a Te. Io Ti bramo e Ti amo, o mio Signore, e gioco tutto il mio cuore pieno d'amore per Te. Accendi pure ed alimenta ogni or di più, o mio Signore, la sfida delle cose al mio cammino incontro a Te. Sempre più io mi affido a Te. Sei Tu, o mio Signore, il padrone del cosmo e della strada mia che viene a Te. Solo Tu, o mio Signore, conosci il mio sorgere e il mio tramonto. Alimentala Tu, o mio Signore, la mia vita che arde esclusivamente per Te. Rischiarala sempre, o mio Dio, quella tenace speranza che dentro mi sospinge sempre a Te. Amen.